Oggi Alfonso è maestro, ragazzi. Faremo una salita dove avremo necessità della corda per la prima volta, perché mai fatto. E quindi oggi Alfonso dispenserà consigli utili. Anche perché è l'unico che fa il corso. Questo è il metodo per portare la corda. Fa la bambolina. E fare in modo che Alfonso, spiegaci. Senti? Ci spieghi. Sata delle tecniche, la bambolina, brava. La bambolina. Raga, dai. Spiegate. Guarda, è una semplice. Ce la metti sullo zainetto. Non c'è tutto in montagna questi sapientoni, Fabio. Oh raga, ma io sono andata su. Io sono andata a Capanna Margherita. Tutta la vita che sei stato su Capanna Margherita. Ho fatto pure il GR20. Corsica ha fatto. Qua ci abbiamo una ragazza che è forte. Buongiorno. Ma zio, che ne pensa oggi? Buongiorno. Siamo qui e oggi facciamo una via spettacolare. Già l'avevamo fatto l'anno scorso, 2 anni fa con lui. Ma quest'anno abbiamo Alfonso, che dopo il corso di alpinismo sta... Che sta a fare, Alfonso? Non dite cazzate che sei quel dito va in giro. Apposta, sto chiedendo a te che sei tecnico. Arrampicatore. Quindi ci capisce le corde e dei moschettoni. Quindi saliamo e benvenuti al canale. Iscrivetevi, ragazzi. Iscrivetevi. È appena partita la giornata e c'è subito un dibattito. Allora... sapere da chi lo sa se CMP equivale alla camp. Quindi CMP è camp o è CMP? Per me è camp. CMP è camp. Non lo so, ma Sara dorme stamattina più. Attenzione, qualcuno ha detto che CMP è la vecchia campagnola, però se è camp o campagnola non lo so, però sono comode, raga. Noi non lo sappiamo, voi lo sapete? Fatecelo sapere, dai, su, ciao! Ragazzi, siamo ai primi di ottobre, ha un gran caldo, oggi giornata splendida, non c'era nulla neanche a pagare lavoro, fantastico. Dovevamo seguire il canale e invece abbiamo tagliato un pochino, ma abbiamo fatto una bella salita maledetta. Adesso scendiamo giù e prendiamo il canale che porta all'attacco alla via dei Laghetti. Ecco la vecchia miniera del bitume, c'è una tavola eventualmente penso al cappello, c'è una stufetta, anche questo sistemato sarebbe molto carino, peccato lasciarlo così. Kai, fai qualcosa per noi. Più di uno qua ci ha lasciato le penne. Fortuna oggi, bella giornata, ma come dice zio, che non si fa in caso di maltempo, ma neanche se nuvoloso, perché non si sa quanta acqua può scendere, no? Qui si incanala proprio. Infatti è proprio un vero e proprio canale. Qua ci vuole tanta forza del braccio. Devi arrivare al primo appiglio, che è quello lì, guarda. Dove cazzo sta? Questo. Su sto appiglio qua, su sto anello qua aperto.
Adesso non posso più scendere né salire, più scendere né salire. Ho fatto una piccola pausa, siamo più o meno a metà strada e adesso proseguiremo per questa via su di là fino a su. Fino ad ora salita abbastanza impegnativa, abbiamo trovato un paio di corde sul percorso e quindi non necessaria la corda fino a questo momento. Comunque molto bella. Qui, meravigliosa la vista, tutta la via del centenario e del Prena, scende giù e poi risale su verso il Camicia, fantastico. Da qui intravediamo la vetta del Prena, lo zio dopo un mese di stop. Bella la via dei laghetti, anche senza corda, anche perché tu spezzoni l'abbiamo trovati, se può fa, però non credevo che era così interminabile. Ora sono 4 ore, ancora non arriva sopra, o è mancanza di allenamento, ma è tosta davvero. Ma alla fine, alla fine è sempre una via alpinistica. Alla fine non c'è il polpaccio. PD, PD, via alpinistica PD, non so che significa. Il Partito Democratico.
in arrivo. Maravini, il grande zio, in saletta come al solito, che ha fregato, è arrivato per primo. Grande zio, dopo 3 anni sul treno. Bella, 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 bella. Mi piace, ci ritornerei pure un'altra volta. Anche una quinta, una sesta, una settima. Mi piace sta montagna. Poi salutiamo Alfonso che ci abbandona. È andato. Ha detto che non verrà mai più con noi. Ragazzo sta qua dietro a Piazzone. Bello, bello. E cambiavo scarpe, abbiamo cambiato. Ah, cambiavo scarpe, lo zio ha preso le Salomon. Le Salomon X Ultra 4. Non so niente, né semirigide, niente, una ciabatta. Però non ti fanno male i piedi, almeno quello. Sì, sono fenomenali. Poco grip. E niente ragazzi. Tu devi riprendere queste? No. No. Anche per oggi. Abbiamo fatto, abbiamo dato. Ora vediamo un po' che la discesa, non so se facciamo di nuovo i laghetti o prendiamo la normale. Comunque ci vediamo alla prossima. Non mi vado a fare riprese in discesa, non ci ho voglia più di riprendere. È andata bene la salita. Alla prossima.